Sì, grazie Presidente. Vede, questo emendamento, il cui contenuto è abbastanza lineare, proponiamo nel deliberato di aggiungere una possibilità, una facoltà per gli esercizi che vorranno farlo, ovvero quello di organizzare, di predisporre delle penalizzazioni temporanee, lì dove ovviamente ricorrano le condizioni, per chiaramente inserire anche dei tavolini. Vede, Presidente, questo emendamento, al di là del contenuto che ritengo condivisibile anche in linea generale, al di là della crisi tremenda che stiamo vivendo, io sono sempre stato un fautore, colui che preferisce dei tavolini, ovviamente rispettando tutti i criteri, ci mancherebbe, piuttosto che un garage a cielo aperto cui spesso si assiste nelle nostre strade. Penso che i tavolini, se utilizzati correttamente, possono essere una risorsa per tutti, per gli esercizi commerciali e ovviamente anche per l'amministrazione, ripeto, rispettando tutti i criteri e le regole e soprattutto portando una sana riqualificazione. Però vede, Presidente, quello che mi ha fatto più riflettere su questo emendamento non è diciamo, un mio conflitto personale con gli uffici che hanno espresso parere contrario, ci mancherebbe, quindi mi auguro che non la prendano sul personale, con molti dirigenti, tra l'altro ci conosciamo e godono comunque della mia stima e del mio rispetto. Però questo emendamento, lo dico tranquillamente, un pochino come si faceva a scuola, ho copiato. Nel senso, è anche sui media di questi giorni come un provvedimento analogo è stato votato a Milano, che sta avendo anche un discreto successo, ovvero Milano ha approvato qualche tempo fa una delibera simile alla nostra e ha inserito questa possibilità. Io, ripeto, come talvolta accadeva a scuola, non ho fatto altro che copiare, perché ritengo che copiare, quando si tratti di un qualcosa di condivisibile, anche tra l'altro se da un'amministrazione di un colore politico diverso, è sempre utile, ci vuole intelligenza anche nel copiare in un certo modo, se si fa bene, chiaramente. E quindi la cosa che mi ha colpito più di tutto è che io ho preso esattamente lo stesso articolo di Milano, che, se non erro, soggiace alle stesse norme di Roma Capitale. Milano non è né Città del Vaticano, né Repubblica di San Marino, né Canton Ticino, e quindi se a Milano c'è quell'articolo che ha evidentemente passato il vaglio degli uffici, non capisco perché qui in questa città invece si debbano avere dei pareri contrari. Capisco anche le differenze, magari su alcuni punti della nostra città, ma su un provvedimento, ripeto, che tra l'altro introduce una facoltà, non è che dice pedonalizziamo tutte le nostre strade, ma lì ove i commercianti, gli esercizi commerciali lo ritengano utile, possono proporre una pedonalizzazione temporanea che, ripeto, secondo me porta riqualificazione. Io l'ho sempre detto anche in commissione, parlo perché poi sono una persona che vive problemi, lo dico sempre, sotto casa ho una pizzeria con dei tavolini, anche talvolta rumorosi, ma dico sempre, è meglio avere dei tavolini, ovviamente, che rispettano tutte le regole, che un parcheggio, perché chiaramente il tavolino è comunque un presidio. Io dico sempre, torno a casa anche tardi, come spesso avviene, come sanno i colleghi, ma troverò sempre qualcuno vicino al mio portone perché c'è un presidio. Quindi, ripeto, ritengo i tavolini una risorsa. Ecco, mi ha colpito molto come un emendamento copiato tale e quale da Milano, qui sembra essere un qualcosa di complicatissimo che addirittura ha ricevuto una pioggia di pareri contrari. Questo, visto che assistiamo sempre sui media, e poi, Presidente, vado veramente a terminare, se ho sforato i tempi mi scuso, ma sono stato in silenzio tutti questi giorni. Ripeto, questo è un tema che mi ha fatto molto riflettere, perché assistiamo in continuazione sui media confronti tra Roma e Milano, e poi quando si cerca di fare esattamente le stesse cose di Milano, perché, ripeto, a copiare, se le idee sono buone, non c'è nulla di male, anzi è un sintomo di intelligenza, qui su Roma si trovano degli ostacoli apparentemente insuperabili. Questa è una riflessione a cui veramente invito tutti, tra qualche tempo si tornerà anche alle urne, al di là degli sforzi che un consigliere comunale, un assessore, un sindaco può compiere, o decidiamo che la città di Roma merita una governance e dei poteri speciali, nel vero senso della parola, oppure questa città